Ben ritrovati con l'informazione di Napoli Village, redazione Emilia Senzale. Al Gambrinus di Piazza Trieste e Trento, a Napoli, si è tenuto un incontro organizzato per presentare la prima querela dei tifosi napoletani, vale a dire una maxi causa civile con richiesta risarcitoria di oltre 15 milioni di euro. Sono ancora tante, infatti, le polemiche in merito al servizio del TGR Piemonte, andato in onda durante la gara tra Juve e Napoli, un servizio considerato razzista nei confronti dei cittadini napoletani. Ecco allora le dichiarazioni dei protagonisti dell'incontro rilasciate ai nostri microfoni. Francesco Emilio Borrelli dei Verdi, qual è l'obiettivo di questo incontro per parlare appunto del servizio del TGR Piemonte che ha scatenato tante polemiche qui nel sud? Questo è il cofanetto realizzato da Napoli Mania, è pieno di aria di Napoli, quindi di aria di storia, di grandezza e di bellezza napoletana, che hanno millenni di storia alle loro spalle. Aver ridotto con battutacce grevi da parte di un giornalista del servizio pubblico, quindi pagato anche coi soldi degli utenti napoletani, la nostra storia ai napoletani che puzzano in un servizio del TGR Rai è veramente il segno del degrado non soltanto morale e sociale che sta vivendo il nostro paese, ma anche culturale. Ancora più grave è il fatto che l'abbia fatto un giornalista della Rai, che dovrebbe avere una funzione totalmente diversa da parte come servizio pubblico. Loro dovrebbero aiutare i cittadini a comprendere meglio e ad acculturarsi. Non dovrebbe essere loro i primi a dare messaggi sbagliati e addirittura razzisti. Purtroppo questa è stata la vicenda che è successa, a noi non bastano solo le scuse, vogliamo innanzitutto le scuse anche da parte dei vertici della RAI a livello nazionale e poi vogliamo che questo giornalista abbia una punizione esemplare, come lo deve avere l'intera redazione del TGR, perché le scuse non sono arrivate subito, non si sono dissociate subito, sono dovute passare 24 ore, cioè il tempo che da Napoli ci fosse una grande reazione di sdegno popolare a quel servizio vergognoso. Ecco, adesso noi vogliamo delle punizioni esemplari, come vengono puniti sempre i tifosi del Napoli quando ad esempio mettono degli striscioni critici e spesso anche criticabili, sia chiaro, nei confronti delle altre squadre di calcio, ma non si capisce perché a Napoli la giustizia è sempre rapida e immediata, mentre invece nei confronti di questi personaggi si aspetta molto tempo. Tutto episodio che tutti hanno condannato, ma non solo i napoletani, le persone di buon senso hanno ritenuto che quel giornalista ha sbagliato ed è giusto che sia sospeso, ovviamente non licenziato perché nessuno vuole licenziamento di nessuno, però che ci sia una lezione è anche giusto. Mi sembra che la testata Rai del Piemonte si sia scusata, insomma è un episodio spiacevole che nasconde qualcosa di più rispetto ad un errore che non lo si può considerare un errore, un'espressione di quel tipo, non deve accadere soprattutto nella Rai pubblica. Però noi diciamo va bene, noi napoletani sappiamo anche perdonare, io direi che forse rispetto ad altri io ritengo che vada perdonato, insomma la lezione penso l'abbia già avuta. Enrico Durazzo di Napoli Mania, cosa significa regalare questa aria di Napoli? Vabbè, è un gesto che vogliamo fare, perché la scatoletta è contenuta tutta la cultura e la fantasia dei napoletani, ma io volevo aggiungere una cosa a signora Mandola. Caro Mandola, noi poi abbiamo detto, andiamo tutto d'accordo. Infatti, come direbbe il piemontese, io ogni volta che incontro il piemontese, chi non mi paga il caffè, mi offre da bere. Ma loro sono riconoscenti, mi dice, io lo dico, no, ma lascia stare, dice, no, perché voi
quando c'è stata l'Unità d'Italia ci avete aiutato, con i soldi dei Borboni noi abbiamo ricostruito tutte le nostre aziende, abbiamo risanato le risaie e praticamente noi siamo debitori di questi Borboni, siete venuti con la mano d'opera ad aiutarci, quindi caramente non ci fa che ci va questi Borboni. E come direbbe il bravo Edoardo nella sua poesia finale, a capo, dice, alla fine dice c'è sta a capo a tenere per spartire il ricchi, e quello sì. Consigliere provinciale Giovanni Bellerè, qual è il suo commento in merito all'evento di oggi, all'iniziativa voluta proprio per poter sensibilizzare i napoletani su quello che è accaduto sul servizio del TGR Piemonte? Questa è un'iniziativa voluta dal collega amico Angelo Pisani, che io ho sposato subito. Ritengo che sia giusto querelare e denunciare questo pseudo giornalista, perché a mio avviso, parlo anche da avvocato penalista, si è macchiato di un reato gravissimo di diffamazione aggravata a mezzo stampa e quindi servizio pubblico televisivo nei confronti dei cittadini napoletani, oltre ovviamente tutti i 6 milioni circa di tifosi napoletani. Tra l'altro sabato noi abbiamo un consiglio provinciale straordinario dove all'ordine del giorno c'è la mozione di decadenza di Cesare, ma in quell'occasione io chiederò di aprire il consiglio ponendo appunto all'ordine del giorno l'eventuale associazione a questa iniziativa, a questa querela da parte di tutta la provincia di Napoli, e chiederò di avere mandato affinché possa costituirmi io per conto della provincia parte civile quando ci sarà sicuramente un processo nei confronti di questo signore.